Giuseppe Calvi, Gazzetta dello Sport. E tu nel Cagliari, settore giovanile, hai fatto e anche bene il play, dicono da Cagliari, quindi non è una novità. No, io a Cagliari nel settore giovanile ho fatto non solo il play, ho fatto anche diversi ruoli, ho fatto anche il centrale di difesa e poi l'anno della primavera mi ha spostato play, Vittorio Pugedo, lì comunque ho fatto bene. Quindi non è una novità secondo me? No, diciamo che sono uno che si adatta alle esigenze dell'allenatore. Senti, e tu in quel settore giovanile avevi Petriccione? Allora, Petriccione è stato con me nel, se non ricordo male, allievi nazionali, perché poi in primavera lui è andato alla Fiorentina. E i ruoli quando giocavate insieme? Chi allora, Jacopo, da quello che ricordo io, lui faceva il trequartista. E tu il play? Sì, io il play, ho la mezzala, ho il centrale di difesa. Senti, detto questo, in questo c'è questo centrocampo, con l'arrivo tuo, quello di Baracca, c'è abbastanza qualità, no? Cioè, pensare che Pedriccione e Taxidis sono finiti in panchina significa che c'è una concorrenza abbastanza competitiva. Sì, la concorrenza è tanta, tutti ci alleniamo al massimo per conquistarci un posto, nessuno ha un posto fisso, ma tutti durante la settimana lottiamo per guadagnarci un posto da titolare. A Roma cosa è successo? Come spieghi questo passo indietro dell'Olimpico? Roma, diciamo che abbiamo avuto forse un approccio sbagliato sulla partita, abbiamo concesso tanti errori e purtroppo quando concedi tanti errori con delle squadre di prima fascia come la Roma, li paghi cari. E proprio da questi dobbiamo cercare di limitare questi errori e ripartire. La lotta a salvezza come la vedi? Ci sono molte squadre coinvolte adesso. No, la lotta a salvezza è secondo me aperta fino all'ultima partita di campionato e noi dobbiamo pensare a noi stessi senza guardare le altre squadre e senza guardare classifiche, risultati eccetera, ma ripeto, pensare a noi stessi e puntare sui nostri obiettivi. Prego, sir. Ti aspettavi all'improvviso questo paradiso di esperienza calcistica, cioè 5 minuti in un mezzo campionato nel recupero con la Lazio e poi qui subito indispensabile, subito insostituibile. Forse nemmeno la più grande speranza che uno potesse avere poteva arrivare a far immaginare questo scenario, no? No, sicuramente non mi aspettavo di essere tra virgolette titolare così, perché comunque non mi sento titolare perché come ho detto prima ci giochiamo il posto tutti, la squadra come tutti i giocatori che sono in rosa stanno facendo bene, penso che il merito non è dei singoli ma di tutto il gruppo, di tutta la squadra. Quindi certo da arrivare da Cagliari dove ho giocato praticamente pochissimo a qua è un gran passo per me, un senso di responsabilità e di fiducia al quale devo ringraziare questa società e il mister. Senti, prima del tuo arrivo invece faceva un gioco, quello che cerca di fare anche adesso, che secondo alcuni non era adatto per una squadra che si deve salvare. Adesso le cose stanno andando meglio, quindi significa che ci può stare questo tipo di atteggiamento, questo tipo di gioco che indica le rane. Allora, io anche quando sono venuto qua col Cagliari ho visto comunque sia una squadra che giocava a calcio, che sapeva esprimere il suo gioco e ora come ora lo stiamo dimostrando. Poi io non so cosa ci fosse, cosa non ci fosse prima che io arrivassi qua,
però da quello che ho visto da subito quando sono arrivato qua, è una gran squadra che ha tanta voglia di ottenere i suoi obiettivi, facendo un buon gioco, un gran gioco. E penso che in alcune partite l'abbiamo dimostrato e lo continueremo a dimostrare. Tu quando eri al Cagliari, eri in panchina, ma il Cagliari è una delle poche squadre che ha messo seriamente in difficoltà l'Atalanta, vincendo 2-0 all'andata. Come si ferma questa Atalanta che in questo momento è una delle squadre più in forma d'Europa? Allora, sicuramente andiamo incontro a una partita complicatissima, molto difficile perché loro, una delle squadre più in forma di questo campionato, sta dimostrando grandi cose anche in Europa. Bisogna fare, per fermare l'Atalanta, bisogna fare la partita perfetta. Come ho detto prima, limare gli errori che abbiamo commesso a Roma, quello sarà fondamentale. Tutti, dal primo all'ultimo, dovremmo essere pronti a soffrire e a sacrificarci l'uno per l'altro per portare a casa il risultato o per non. Sì, per avere qualcosa di positivo, ripeto, bisogna fare la partita perfetta. C'è un giocatore del centrocampo che secondo te è quello che fa girare tutto e che se si potesse evitare lo si eviterebbe? L'Atalanta, ma io penso che siano da limitare tutti, poi hanno grande qualità, hanno grande aggressività, hanno grande qualità davanti con Ilicic, Gomez, quindi bisognerà, come ho detto prima, fare la partita perfetta e cercare di concedere il meno possibile.